CSTP sempre più vicino al salvataggio, almeno alla luce della recente sentenza del Consiglio di Stato che ha condannato la Regione Campania a pagare quasi 5 milioni di euro all'azienda Salernitana della Mobilità e al primo via libera a Napoli al cosiddetto disegno di legge Salva CSTP. Presentato dal consigliere regionale salernitano Gianfranco Valiante, il progetto legislativo prevede il recupero di una cifra di 3 milioni 546 mila euro di IVA. Il disegno è stato approvato all'unanimità in Commissione Trasporti ieri ed ora dovrà essere votato in Consiglio regionale. Se così fosse, il consorzio potrebbe recuperare somme straordinarie per quasi 9 milioni di euro che, teoricamente, potrebbero abbattere le perdite. Il piano industriale presentato l'altro giorno in Assemblea, aggiornato al 30 settembre, non tiene ancora conto di queste somme, presentando quindi perdite per 8 milioni e mezzo con 1 milione per il capitale. Una decisione definitiva comunque dovrebbe essere presa entro una decina di giorni. Il 24 novembre ci sarà la prima convocazione dell'assemblea dei soci che in ogni caso dovrebbero riunirsi in seconda convocazione lunedì 26. In quella sede potrebbe essere varata la ricapitalizzazione. Intanto restano i problemi quotidiani, dalla mancanza di carburante al pagamento degli stipendi. Ieri pomeriggio il CSTP ha comunicato che il 22 novembre sarà posto in pagamento il 50% delle spettanze di ottobre, oltre ad un acconto, sempre del 50% di quelle di novembre, per assicurare una mensilità intera. Allo stesso tempo l'azienda ha promesso di attivarsi nelle sedi opportune per sbloccare il pagamento degli arretrati. Oggi nuovo confronto tra sindacati e vertici aziendali sui tagli agli stipendi.